Abbiamo appena ricevuto da pochissimi minuti questo misterioso pacco. Vediamo che cos'è. Apriamo. Ah, e dentro scopriamo qualcosa di molto interessante. Troviamo la Logitech Review, ovvero la Google TV di prima generazione, che è uscita circa un annetto fa ed è disponibile attualmente solo in America. Nel pacco, dire la verità, ce n'è più di una, ce ne sono altre due oltre questa, visto il prezzo concorrenziale, oltre al regalo per i miei testimoni che spero siano contenti, e abbiamo voluto prendere anche una per vedere come va, anche perché per la missione di Google stessa questo modello verrà aggiornato alla Google TV 2.0 con Onion Comb Android, che dovrebbe uscire fra un mesetto e mezzo, e che potrà portare finalmente le applicazioni del market Android anche su questo dispositivo. Vediamo dunque la scatola, che dovrebbe essere comprensiva della sorta di decoder, una sorta di piccolo media center, e la tastiera wireless con una piccola zona touch per comandare la Google TV. Vediamo a questo punto che cosa contiene questa confezione della Logitech Review, e facciamo quindi il classico unboxing. Apriamo la confezione, debitamente sigillata. Faccio prima fare così. Facciamo così. Rigiriamo. E adesso andiamo a aprire e a scoprire il contenuto della confezione. Delicatamente abbiamo subito, come potete ben vedere, la tastiera. Facciamo uscire la confezione. Abbiamo un po' di manualistica più o meno utile, un bel po' di manualistica, anzi no, non è la manualistica, cioè l'alimentatore, cavo HDMI. Abbiamo un altro alimentatore che ovviamente è americano, quindi ci vorrà un adattatore europeo, e questo cavo che non capisco bene cosa sia, ma lo scopriremo poi aprendolo per bene, come potete vedere. E qui poi abbiamo, e infine dicevamo, abbiamo lei, la vera e propria Google TV della Logitech, che troviamo inscatolata, incelofanata per bene, un bello oggetto che sicuramente sta molto bene anche nella zona TV e decoder dei nostri salotti. Vi approfitto per farvi rivedere tutta la cavetteria. Abbiamo questa, la presa americana, servirà un adattatore o comunque prendere uno dei classici cavi finali che abbiamo sempre a casa. Abbiamo l'HDMI, molto bello, pensavo che non fosse compreso. Un'altra cosa è questo, l'alimentatore vero e proprio. Questo ancora ben capito cosa sia, ma credo che sia per ricevere i segnali infrarossi della tastiera wireless, che dopo andremo a provare. Appena possibile faremo una review del funzionamento della Google TV. Per il momento è tutto, direi.